come ogni anno la stessa festa, con le stesse tradizioni, la stessa banda, ma con i suonatori migliorati e anche più bravi, perché più passa il tempo e più loro imparano a suonare sempre meglio. Un po' quando il bambino va a scuola, poi ai superiori, all'università, cresce, si migliora, progredisce. Questa sera a Simbario, festa della Madonna delle Grazie, ci saranno i cori battenti alle 10, poi a mezzanotte i fuochi. Domani 16 luglio invece la processione, che è stata spostata alle ore 19 per il caldo. Quindi vi aspettiamo questa sera a Simbario, ci sarà una bella festa, ci saranno anche persone che faranno panini con la salsiccia, movimento e anche giostre per i più piccoli, quindi divertimento anche per i bambini. Adesso parte la banda di Sera San Bruno e si dirigerà in tutte le vie del paese per far sentire l'aria della festa della Madonna delle Grazie. Come vedete ci sono anche delle ragazze che hanno strumenti che ovviamente assomigliano ai flauti, altri sono flauti, e poi la maggior parte dei ragazzi che devono avere più aria suonano il trombone, strumenti a soffio. Prego, buon ascolto. Famiglia Renda, padre e figlio Salvatore e Bruno. Adesso si entra in via Roma per poi attraversare i vicoli del centro storico di Simbario e fra 20 minuti arrivare al Calvario.